Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Ibitaj Muhammad sarà la prima atleta americana in assoluto a gareggiare in un'Olimpiade indossando il velo. La trentenne del New Jersey, che gareggerà nella scherma in questi giorni, ha rilasciato un'intervista dove dice: «L'America deve abituarsi alla gente come me. Non sono una rarità, sono una donna che porta la hijab, cioè il velo. E ancora, spero che la mia storia elimini un po' di stereotipi. Diminuisca i pregiudizi. Una medaglia aiuterebbe la missione». Ci sono state alcune discussioni in merito alla decisione dell'atleta di indossare il velo durante i giochi. Alcuni ritengono che si tratti di un gesto di arroganza, altri non hanno nulla in contrario. Lei cosa ne pensa? Assolutamente, io non ho nulla in contrario con il fatto che loro, chiunque musulmano, qualsiasi religione, pratichino la propria religione. Capisco che comunque per quanto riguarda lo sport si potrebbe anche evitare, anche perché in ogni caso nella scherma sono completamente coperti, quindi non si vedrebbe neanche che indossa il velo, e in ogni caso probabilmente potrebbe anche essere di intralcio, perché se nel momento in cui si toglie la maschera questo velo va comunque a togliersi, a coprire o a coprire alcuni punti in cui potrebbe essere colpita durante l'incontro, può essere più un intralcio che un qualcosa di così utile, anche perché in ogni caso lei è musulmana, la sua fede la professa a casa, nella moschea o dovunque vuole, ma in un'Olimpiade non mi sembra proprio la cosa più corretta. Arroganza o no, sono solo giudizi. L'importante è che quello che viene fatto venga fatto nel rispetto delle regole. Se una persona rispetta le regole, può indossare il velo. Sì, infatti alcune discussioni sono state vertevano proprio sul fatto che ci sono delle regole e non è molto comune il fatto che lei abbia deciso di indossare il velo durante questi giochi. Beh, se le regole dicono che è vietato coprirsi il volto, allora se vuole partecipare si dovrebbe scoprire il volto, però ci devono essere delle regole, io adesso purtroppo non le conosco, però diciamo così, cioè le regole sono uguali per tutti, no? Anche a seconda della religione, se uno per religione non può andare a ballare, non va a ballare, quindi se non può togliersi il velo per religione e nelle Olimpiadi è obbligatorio togliersi il velo, al massimo non partecipa, non so, io la penso così. Credo che si possa utilizzare il velo se uno pratica la propria religione, perché io mi ricordo di essere andato a vedere un meeting di atletica e c'era un atleta catariota e lei indossava il velo tranquillamente e ha anche vinto la gara dei 100 metri, quindi se uno professa la propria religione è libero di portare gli indumenti che crede. Hijab è il termine comunemente più utilizzato per designare il velo della donna musulmana, del quale le principali fonti del diritto islamico, cioè il Corano e la Sunna, ne prescrivono alle donne l'obbligo di indossarlo. Lei cosa ne pensa di questa usanza? Secondo me nel loro paese possono comunque indossarlo, anche perché è una cosa che la maggior parte delle donne hanno e indossano, comunque non è proprio un obbligo ma è una scelta, anche perché anche il Corano non dice che sono obbligate ad indossarlo, ma che possono scegliere se indossarlo, se comunque coprirsi, coprire la maggior parte del corpo oppure no. Anche perché in climi come il nostro, che è abbastanza caldo, indossare anche questo velo mi sembra più una limitazione per loro che un qualcosa di così favorevole e di così positivo. Che sono libero di farlo. È la loro religione, vogliono vestirsi così e sono libero di farlo. C'è da dire che ormai è tutta una questione di come ci si veste, quindi a indossare il velo è una forma di attirare l'attenzione, questo sì. Beh, diciamo che se è una cosa in cui credono è giusto che lo facciano, l'importante è che ci credano e per loro abbia un valore, sicuramente. Come in altre religioni ci sono altre credenze, altre usanze, ovviamente col tempo andranno via via sparendo, però sono giusto che lo tengano se vogliono tenerlo.
sempre nelle regole. Tu pensi che i pregiudizi nei confronti di una religione possano essere risolti con una medaglia o siano invece ben più radicati? Da questo punto di vista penso che si possano risolvere con una medaglia. Davvero? Sì. Ma i pregiudizi esistono su ogni diversità, non solo su quelle religiose, quindi sono stato al mare fino a ieri a casa di un amico e solo tra confini tra città, una città e l'altra si odiano, quindi è proprio una questione molto più complessa secondo me, che non riguarda solo la religione, ma proprio la diversità in generale, quando la gente disprezza le diversità, quando in realtà la diversità andrebbe apprezzata, altrimenti non ci sarebbe gusto, no? Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.